11 appuntamenti musicali per la nuova edizione di Transmission e una direzione artistica speciale firmata Marta Salogni, una delle produttrici italiane di maggior successo oltre confine. Il festival dell'Associazione Culturale Bronson si sposta quest'anno dall'Almagià al Teatro Rasi dal 24 al 26 novembre. Attesa a Ravenna una parte di quella che è stata definita la miglior ricerca internazionale in ambito sonoro. È un grande piacere poter avvicinarsi al centro della città ed entrare in un Rasi rinnovato e sicuramente molto pronto per un programma come quello di Transmissions, molto concentrato e focalizzato sulla qualità del suono. Prosegue il nostro viaggio all'interno, alla scoperta delle sonorità della musica contemporanea, e come al solito lo facciamo attraverso la figura di un curatore, che quest'anno per la prima volta finalmente sarà una curatrice, la producer italiana residente a Londra, Marta Salogni. Marta Salogni merita alcune parole prima di proseguire l'appunto del programma, proprio perché è una producer giovanissima, rilanciatissima, con una carriera internazionale di grande spicco. Quest'anno è stata nominata, ha vinto un award come Best Producer in UK, dopo che negli anni precedenti aveva vinto come prima migliore ingegnere e poi come migliore giovane produttore. Quest'anno è la migliore produttrice di tutto il Regno Unito. Potete immaginare che tipo di concorrenza ci sia, insomma, nella capitale della musica moderna. Ha prodotto gli album di artisti che finiranno sicuramente, stanno già finendo in tutte le classifiche di fine anno, come quelli di Black Media, Animal Collective e la stessa di Crescia D'Alte, che sarà protagonista anche di queste edizioni di Transmissions. Ma soprattutto può certificarne uno status quasi globale. Ha prodotto, e finalmente lo possiamo dire, il nuovo album dei Depeche Mode. L'idea di riuscire a affidare ogni anno una direzione artistica fuori, appoggiandosi e coinvolgendo artisti che negli anni hanno frequentato il Festival di Ravenna, credo sia un elemento di assoluta qualità, ma anche di grandissima capacità, di disponibilità ad interpretare anche la persona, una sperimentazione per cui è quella che viene proposta ai ravennati, e non solo, perché poi questo festival, proprio per il suo carattere così rigorosamente connotato, pur cambiando di ogni anno nella sua programmazione, nella sua proposta, è riuscito a ritagliarsi uno spazio, un'attenzione internazionale che naturalmente coinvolge anche Ravenna e il luogo.